Alberto Agresta, presidente della SD Curi, pomeriggio da ricordare per questi ragazzi. Sì, i ragazzi sono stati bravissimi dopo un anno e mezzo di problematiche, insomma, molto molto importanti. Nei giorni delle finali sono stati stupendi perché la cornice di pubblico era quella bella, proprio giusta. E loro si sono esaltati, hanno fatto due grandissime partite. Assolutamente, perché i risultati, noi abbiamo sempre detto, sono sicuramente importanti per i ragazzini. È chiaro che voi dirigenti pensate di più alla crescita umana. Quando riuscite a centrare questo obiettivo siete ancora più gratificati, no? Assolutamente, la crescita dei ragazzi è la cosa più importante, sia da un punto di vista umano e quindi dal punto di vista proprio della persona e dal punto di vista calcistico. Noi ovviamente facciamo calcio e ci interessa anche che dal punto di vista calcistico crescano. Io ti cito delle parole di Mino Favini che ho avuto la fortuna di avere come responsabile all'Atalanta. Sì, all'Atalanta. E lui non contava i campionati che vinceva, e ti posso assicurare che ne vincevano tanti, ma contava i ragazzi che esordivano nelle varie categorie professionistiche, e per lui era un successo ogni volta che un ragazzo esordiva. Per lui era come aver vinto un campionato. Hai citato un mostro sacro a livello giovanile, purtroppo scomparso, un grande talent scout, soprattutto un grande maestro. Mi corre l'obbligo di farti una domanda sull'Atalanta, perché tu avevi 16 anni, se non vado errato, 17 anni, ceduto dalla Curi all'Atalanta. Sì. Quanti ricordi? Sì, io veramente i ricordi sono anche legati alla Curi, perché io ho vinto due scudetti con la Curi, sono stati gli anni più belli della mia, perché veramente davvero belli, con Daniele Ortolano, Eraldo Mansueti, c'è Teo Di Mascio. Palestra di vita. Assolutamente. Poi l'Atalanta, è anche lì ho giocato con ragazzi che poi hanno fatto 300-400 partite in Serie A, te ne cito due: Alessio Tacchinardi e Domenico Morfeo. E, insomma, come ti dicevo prima, io sono stato veramente a un centimetro dal fare il professionista di Serie A. Prima era molto più complicato. Hai qualche rimpianto? Sono passati tantissimi anni. La sincerità. Ma sai, lo sliding door, se tu apri una porta magari un secondo prima vai in un posto piuttosto che in un altro, ma no, dai, alla fine uno si è giocato le proprie carte, magari qualche rapporto personale poteva essere gestito meglio, però sì, prima sì, soprattutto per il ruolo, giocare, fare il secondo portiere, il terzo portiere, significava non giocare mai in stagione. Adesso insomma, il secondo portiere gioca almeno 10-15 partite le fa nell'arco della stagione. Prima era difficile, è una rarità, infatti. Assolutamente, però la mia soddisfazione è aver giocato titolare con l'Atalanta in un campionato primavera, girone nord, quindi contro Milan, Inter, Juventus. Noi il Milan di Albertini, Demetrio Albertini, noi lo battevamo sistematicamente perché eravamo forti per forti. L'Atalanta è stata sempre un modello, perché adesso tutti si stupiscono di quello che sta facendo, ma in realtà non tutti sanno che è una storia che ha una storia di almeno 30-40 anni di settore giovanile. Sì, e di scuola calcio. Ti ripeto, io mi ricordo il primo giorno che andai su a Zingonia. Io abituato all'antistadio, campo in terra, non quello di adesso, campo in terra, io dico campo asfaltato, e andai a Zingonia e 8 campi in erba, palestra, una cosa allucinante, e c'era Ferron che facevamo dei tuffi saltando un ostacolo, aveva messo il tappetino, quello, il materasso in gomma piuma. Per me era follia perché io ero abituato al cemento, all'asfalto. Esatto, quindi per dirti come erano organizzati, erano proprio di un... Vedi che significa però la palestra della strada, no? Cioè, la palestra della strada, io batto molto su questo tasto, è chiaro che i paragoni sono improponibili, però la palestra della strada prima formava, adesso i giovani hanno questo gap da colmare, no? Sì, perché quando giocavi in strada giocavi principalmente, se eri bravino, con ragazzi di un'età maggiore della tua,
I problemi che avevi te li risolvevi da solo, proprio te li risolvevi da solo, invece e non avevi bisogno del mister, dell'istruttore, cioè tu arrivavi nel settore giovanile di una squadra, perché poi la scuola calcio prima, di solito chi la frequentava erano quelli che non sapevano giocare. invece la scuola calcio vera era la strada. E no, quando andavi nelle squadre del settore giovanile tu eri già pronto e gli allenatori non riuscivano a crederci. È quello che cerco di spiegare ai nostri ragazzi. Luca Agresta è una promessa che cresce molto bene. Sì, è bravino, gli piace molto giocare, è molto appassionato, ci tiene molto perché nei giorni delle finali non è andato al mare, è stato a casa, ha mangiato cose giuste, se dipende da lui, poi ci sono tantissime componenti e l'importante è che lui si diverta, che a scuola vada bene. È una cosa fondamentale. Esatto. Ma soprattutto che il calcio lo proprio torni a casa con un bel sorriso ogni volta che torna all'allenamento. 3 rigori neutralizzati, stesso ruolo tuo, quindi. Sì, stesso ruolo mio. Io ridevamo a casa perché io i rigori non ero un'aquila. E lui gli ho detto che lui ha parato 3 rigori e io in 3 rigori in 4-5 anni forse riuscivo a pararlo. Però è stato molto contento e non ti nego che un pizzico di emozione c'è stata anche da parte mia, perché sono tornato indietro di 30 anni. È come rivederti indietro nel tempo. Assolutamente.